E io ora conterò fino a tre. E mentre io conterò fino a tre, il tuo cervello andrà a cercare un'immagine. L'immagine che verrà proiettata su questo grande schermo bianco, come una cartolina, ferma, fissa, che tu potrai guardare perché non si muoverà nulla. E l'immagine che tu stai cercando è quella ferma di quella volta che ti sei accorta che ti vibrava tutto attorno. Il tuo cervello la sta cercando, la sta cercando. Eccola, la sta trovando. Io comincio a contare. Uno, due, al prossimo numero apparirà l'immagine ferma sul grande megaschermo e tu la potrai guardare. Sta per apparire, l'hai trovata. Tre. Si illumina il grande schermo bianco. Oh, guarda. La puoi guardare, è ferma. La puoi guardare da destra a sinistra, dall'alto al basso. Guarda cosa si vede in questo grande schermo. L'immagine è ferma. Vedi? Ferma. Cosa si vede in questa immagine ferma? Lo puoi dire ora. Ferma. Cosa si vede ora? La scrivania. La scrivania. Poi si vede qualcos'altro ora. Gli oggetti che si muovono. Gli oggetti che si muovono. Ora io conterò fino a tre. E quando avrò contato fino a tre, lo schermo diventerà grande, 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 grande. Ti avvolgerà, tu ci sarai dentro e tutto si muoverà. Uno, due, tre. Dentro. E ora che succede? Guarda. Cosa succede ora? C'è qualcuno che mi sta muovendo le cose? Qualcuno ti sta muovendo le cose. Lo vedi? Com'è fatto? Alto. Guardalo bene. Fai gli spetti. A cosa somiglia? Guarda Uno alto, biondo. biondo. Com'è vestito? Non è proprio vestito, cioè non ha una tuta, sembra una pelle. Biondo. Sì. E ora che succede? Che muove le cose. E ora che succede? Vuole che scriva. Non Non vuole. devo ricordare. Non devi ricordare. Cosa ti dice? Sono cose che non devono interessarmi. Non posso non devo sapere. Non devi sapere. E ora che succede? Gli dici qualcosa? Sì, che devo scrivere per me. E lui cosa ti dice? Non c'è niente da scrivere. E ora cosa succede? Sono stanca. E lui dov'è? Dietro. Lo guardi in faccia. E ora cosa succede? Sto perdendo, sono stanca, ho gli occhi stanchi. Hai gli occhi stanchi. Lui è sempre dietro. Sì. E ora cosa succede?
Non ricordo. Dormi. Dormi. E lui cosa fa? Mi tira indietro. Viene indietro. Mi tira indietro. Ti tira indietro. Così. E ora cosa succede? Sento meno. Cosa ti fa? Ora. Mal di testa. Gli dici qualcosa? Ti dice qualcosa? Ti sta ancora toccando? Sì. E ora cosa accade? Mal di testa, sento la gamba pesante. La gamba pesante. E ora cosa accade? Mi sento staccare. Staccare. E ora cosa succede? Cosa si vede ora? Da lì. Mi sento trasportare. Trasportare. Da dove passi trasportare? Passo dal muro. Dal muro. Chi è con te? Solo quello? No. Un altro. Un altro. È uguale a quello. Un po' più piccolo. Un po' più piccolo. E ora che succede? Dove stai andando? Non so. Sono fuori. È freddo fuori? Sì. È giorno o è notte? È giorno. È giorno. Si vede tutto dall'alto. Ci sono le persone dall'alto, le vedi? No. Stai andando su. Sì. Cosa c'è su? C'è questo. Questo. Cos'è quel coso lì? È come fosse una bolla. Una bolla. E ora cosa succede? Sto andando giù. Giù. Con la bolla. C'è qualcuno con te? Chi c'è? Sempre quelli. Quei due. E ora cosa succede? Dove ti portano? La stanza. Com'è fatta questa stanza? È piccola. Piccola. Cosa c'è dentro? C'è un piccolo contenitore. Contenitore. E tu sei vestita? Come sei vestita? Non c'hai vestiti, no? Cosa c'è nel contenitore? Ti fa tanto male a testa. Guarda nel contenitore.
più guardi e più ti sparisce il mal di testa. Sembra incredibile. Guarda il colore del contenitore. Cos'è quel contenitore lì? Vedi? Si vede bene ora. Più aumenta il mal di testa e più si vede bene. Vedi? Si vede proprio bene. Cosa c'è lì dentro? Identico, ma... È identico a te. E ora cosa succede? Sono davanti. Ci sei davanti. Qualcuno ti dice qualcosa? Sono dentro. Sei dentro ora? Dentro il contenitore? Un altro. A un altro. Com'è? Orizzontale o verticale? Verticale. Verticale. Guarda, da lì si vede qualcosa. Cosa c'è fuori? L'altro. È verticale anche quello? Sì. Bene. E ora cosa succede? Sono tubi. Tubi. E ora che succede nel contenitore? Faccio fatica a respirare. Come mai? C'è del liquido. C'è del liquido. Ma te ci respiri bene lo stesso? No. Mm? E ora cosa succede? Stanno lavorando. Chi è che sta lavorando? Ancora quei piccoli. No? Quelli piccoli? Cosa stanno facendo là fuori? Mettono... collegano. Collegano. Ci sono altri contenitori. Ce ne sono tanti. Cosa c'è in quegli altri contenitori? Altri esseri. Altri esseri. E ora che succede? Qualcosa sulla testa. C'è qualcosa sulla testa? Fa male. Sì. E che cos'è? È qualcosa. Qualcosa. C'è una scritta. C'è una scritta. Un numero. Un numero. Che numero è? Quattro barra due, tre. Chi ce l'ha messo? I grigetti, no? Quelli piccoli. Piccoli. E ora cosa succede? Devono riprogrammare. Riprogrammare che cosa? Il controllo. E come fanno? Mettono un altro. Ne mettono un altro? Mettono un altro. E dove lo mettono? Sempre nella testa? Perché un cavo mi passa? Passa un cavo, sì. Insieme all'altro davanti. Sei sempre nel contenitore? Sì.
Ma c'è anche l'altro davanti, uguale. Uguale. E ora che succede? Cosa stanno facendo ora? Aggeggiano ancora. Sono bravi. Fanno in fretta. Sono veloci, troppo veloci. Hanno molta fretta. Che stufano. Gli dici qualcosa? Volevo andare via. E loro cosa ti dicono? Mamma, un attimo. Abbiamo finito. Ah, bene. E ora che succede? La gamba. Ti fanno qualcosa alla gamba? Hanno messo quel tubo. Chi è che mette quel tubo? Sempre i piccoletti? C'è quello più alto insieme. A cosa serve quel tubo? È collegato. È collegato. È collegato il tubo. Glielo dici di smettere. E loro cosa ti dicono? Che hanno fatto presto, hanno quasi finito. Hanno quasi finito. E ora cosa accade? Sei sempre nel cilindro di vetro. Fanno tutto lì dentro. E c'hai sempre di fronte quell'altro. Quello uguale a te. Ma non lo toccano quello. No. E ora che succede? Ti staccano. Cos'è che si stacca? Una placca. Una placca. L'hanno staccata. Oh, bene. Serviva per riprogrammare il cosino che c'hai dentro. Ora non si sente più tanto mal di testa. No. No? E ora cosa accade? Accade ora. Sono all'inizio di quella stanza. E cosa si vede da lì? Tanti. Tanti contenitori. Tanti. È freddo. Freddo. Tanti tubi. Come sei vestita? Non sono. Lo vedi il tuo corpo? E ora che succede? Devo andare a un'altra stanza. Ti ci porta qualcuno? Un piccolo. Uno piccolo. Cosa c'è in quest'altra stanza? Piccola e buia. Buia. Niente. È tutto buio lì dentro. Fa caldo o fa freddo? Fa freddo. Fa freddo. E ora che succede? È umido. Cosa accade ora?
Si sente qualche rumore? Cosa accade allora? Ora? Ma c'è qualcuno? Mi dicono che io sono a Marex. Chi te lo dice? La voce in testa. E ora cosa succede? Dovrei tornare. Dove? A casa. E cosa ti hanno fatto in questa stanza buia? Niente. Sei sicura? Guarda. Quello cos'è? Cosa succede ora? Ma prima non avevo niente addosso. E ora? Mi ritrovo con una tuta. Di che colore? Grigio blu. Grigio blu? Guardati blu. Le mani. Sono le tue mani? No. No? Cosa stai facendo lì? Mi hanno detto di tornare a casa. Te lo ha detto? Una voce. Una voce? E tu dove sei ora? Prima di tornare a casa? Sono su. Sei su? Adesso sono in alto. Ce l'hai un corpo ora? È il tuo? Lo riconosci? Proprio. Non proprio. Allora non è il tuo? Io no. No? Come ci sei finita lì dentro? No. Non te lo ricordi? E ora cosa succede? Cosa succede ora? In questo strano corpo? Diverso. Non lo sento mio. Non è tuo. No. Fa qualcosa questo corpo intanto. O sta fermo lì? Fermo lì. È fermo lì. Si muove, ma non è mio. È chiuso in qualche contenitore? No. Sì. Bene. Ci vuoi stare lì dentro? No. E allora cosa aspetti a uscire? Puoi tornare nel tuo contenitore quando vuoi. Sai come si fa?
Dovrei tornare ancora dentro. Chi te lo dice? Ancora? Perché? Ancora dentro là? Ci vuoi tornare tu dentro là? E allora non ci tornare. Come faccio a trovare il mio corpo? Guardalo, cercalo, lo trovi. Non è difficile. È il tuo. Lo vedi? Brava, hai visto? Perché? Perché ti fai mettere nel corpo di un altro? Lo Non sai? sono io. Lo sai cosa stanno facendo? Ce l'hai il corpo ora, in questo istante? Come hai fatto? È il tuo. Sei rientrata nel tuo. Bene, ci si sta meglio qui. Perché ti mettono nell'altro? L'altro è sintetico. Perché ti mettono nell'altro? Per usarmi. E tu ti vuoi far usare? No. E allora perché non ti opponi? Lo puoi fare se vuoi. Lo vuoi fare? Lo sai come si fa? Te Come faccio? lo spiego io se vuoi. Con l'atto di volontà. Basta che tu lo voglia. Non voglio entrare in quel corpo. Voglio rimanere nel mio. Basta. Non c'è altro da fare. Sono loro che ti staccano e ti mettono di là. Ma se tu non ci vuoi andare, non ci andare. Lo sai che ti usano poi? Ti usano, la tua energia usano. Usano la tua energia per fare delle cose non buone. Fanno le guerre con la tua energia, per esempio. E tu non lo vuoi questo. No, allora non ti devi più far staccare dal tuo contenitore. Ti pare? Quanti contenitori hai avuto oltre questo? Ti piace questo contenitore ultimo? Come mai? Mi piace il mio corpo. È meglio il tuo, vero? Brava. Allora non ti fare più entrare, non ti far più mettere nei contenitori degli altri. Lo sai fare ora, vero? Te lo ricordi che si faceva così? Bene. E non te lo farai più fare. No. Non lo farai più. Loro ci proveranno, ma tu non ti staccherai più dal tuo corpo. Va bene? Con la volontà si fa. Sai, con la vibrazione tu ti puoi staccare se vuoi, oppure puoi staccare gli altri. Guarda in questo contenitore. Da lì lo vedi bene. Cosa c'è dentro questo contenitore che è il tuo? C'è qualcosa che non ci deve essere. Guarda. Da lì si vede bene. E cosa c'è che non va? Non sono proprio identici. No? No. No. Che differenza c'è? Ora guarda dentro il tuo corpo, dentro il tuo.
C'è qualcuno che non ci deve stare? Ora. Chi è? Cos'è? È quello che era dall'altra parte. È quello che era dall'altra parte? Come è fatto? È alto. A cosa somiglia? È brutto. Assomiglia a qualcosa? È grande. C'ha un bel muso, eh? A cosa assomiglia? A un insetto? Sì. Che schifo, a un insetto grande. Dov'è? Dentro di te quello? Sì. Da che parte sta? Nella testa? Nella parte destra o dalla parte sinistra? Di qua. Di qua. Allora mandalo via. Lo sai che lo puoi fare? Lo guardi e lo bruci e lo mandi via. Così lui non viene più. Lo puoi fare ora, subito. Con la vibrazione. Vibra, vibra, vibra. Vedi? Guarda. Vedi? Guarda. Vedi? Si stacca. Vedi? Guarda com'è semplice. Vedi? Vedi? Via. Forza. Pulisci quella parte del tuo cervello, eliminalo, così non darà più fastidio a questo tuo corpo, eliminalo, non avrai più neanche il mal alla gamba, così, hai visto? Non è difficile. E ora? Ce lo vedi ancora? Sono rimaste le sue zampe. Butta via anche quello. Butta via anche quello. Anche quello. Non ci deve rimanere più niente. Tagliato. Via. Staccato tutto. Oh. Si sta meglio ora in questo contenitore. Bene. Molto bene. Guarda se c'è qualcos'altro in questo contenitore. Ora si vede ancora meglio. Ci sono molti meno disturbi. Si vede qualcosa? C'è qualcos'altro? Guarda bene, da lì si vede bene. Cosa c'è? C'è qualcosa sopra qua. C'è qualcosa? Dove è messo questo qualcosa? Sulla colonna. Sulla colonna. Che cos'è? È un microcippettino piccolo. 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 Tra la quarta e la quinta. La quarta e la quinta. Mi fa male sempre. Tra le due scatole. Allora facciamo una bella cosa. Eliminiamo anche questo, già che ci siamo. Facciamoglielo bruciare. Lo vedi, lo guardi, lo bruci. Così. Non gli funziona più. Così, non c'è più. Finito. Ah, così non ci darà più fastidio neanche la schiena. Bene. Chi ce l'ha messo quello lì? Te lo ricordi? Che brutto ferme.
è schifoso, no? Grosso. Quello ci ha messo lui, tutto lui. Bene, ora non torna più. E se torna, sai cosa devi fare? Lo devi spaventare. Molto. Lo sai come si fa? Lo devi spaventare molto. Se no, lui poi torna. Così si spaventa. E se si spaventa molto, non torna più. Lo sai fare? Bene. 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 Come ti hanno riportato a casa? Col tuo contenitore? L'hanno dovuto rivestire. Con la bolla. E da dove passi? Al muro. Attraverso la porta. Qualcuno ti accompagna? Sempre quello piccolo. Quello piccolo. Ti dice qualcosa? Di star tranquilla. Non serve più che scrivo. Non serve più che scrivi? No. E dove ti poggia? Sulla scrivania. Sulla scrivania. E ora cosa succede? Mi sembrava di essermi addormentata per un attimo. Per un attimo? Ero stanca. Stanca. E invece non è andata così? No. No? Come si sta ora dentro questo contenitore? Meglio di prima. Sì. Molto. È più leggero. Più leggero. Più leggero. Cerca di non farti più prendere il contenitore, sennò loro fanno delle cose che non va bene. Lo sai come si fa, te l'ho detto. Sì. Devi rimanere attaccata. Brava. Brava. E poi li devi spaventare. Così loro non vengono più. Gli butti all'aria tutte le cose, per esempio. Gli fai prendere fuoco a qualche vestito, che lo sai fare bene. Lo sai come si fa? Con la tua volontà. Brava. Brava. Sì. Se no loro non se ne vanno. Quindi infatti io vado avanti e scrivo. E faccio quello che devo fare. Brava. Beh, e così anche la tua parte, anche la tua gamba starà molto meglio. Perché ora la puoi migliorare. Non ti farà più tanto male, perché loro non verranno più. Non ti metteranno più quella cosa nella gamba. Sì. E quella specie di microchip che hai nella testa? Quello lo dovresti eliminare, già che ci siamo. Guardalo, si vede bene. A 2 centimetri dall'ipofisi. A 2 centimetri dall'ipofisi. Lo vogliamo eliminare? Pensa, guardalo. E quando l'hai guardato bene, si disintegra. Si rompe. Non funziona più. Vedi? Così. Liquefatto. Fa un po' caldo magari, però tanto tu lì non lo senti. Liquefatto. Oh, così non possono neanche romperti più le scatole. Si sente qualcosa nell'orecchio. È un rumore. Sì. Cosa c'è nell'orecchio? È un pulso. Un pulso. Sì, guarda nell'orecchio. Vedi che c'è qualcosa? Elimina anche questo qualcosa, così non senti più questo rumore.
Vedi, già non funziona più. Sono arrivati troppo tardi. Elimina anche questo. Va eliminato. Bruciato. E finisce il rumore. Bruciato. Bene. Chi ce l'ha messo questo pallino nell'orecchio? Te lo ricordi? Chi è? Uno di quelli alti. Come era fatto? Era biondo quello alto? No. Come era fatto? Era alto. Altri 2 metri. E a cosa assomiglia? Assomiglia a un uomo? Più o meno. Più o meno. E di che colore ce l'ha i capelli? Veramente non ne ha. No, è pelato. Sì. Oh. E le mani come sono fatte? Più lunghe delle nostre. Lunghe? Quante dita c'ha? Sono tutte uguali come lunghezza. Ma più o meno. Più o meno. Non è, ce ne sono più piccole. E gli occhi come sono fatti? Sono molto più estesi dei nostri. E la pelle di che colore è? Non è proprio un colore. E cos'è? Un'argenza, una cosa. A cosa somiglia? È alto. È alto. Ce l'ha la coda. No. Ha 2 gambe. Due gambe. E la pelle di che? Non so descrivere la pelle, non ha proprio un colore definitivo. È chiara o scura? È chiara. Bianca, bianca. Molto chiara. Molto chiara. E anche gli occhi come sono? Molto più. Grandi. Grandi. Chiari. Estesi. Non c'ha proprio capelli? No, neanche ciglio. E come è vestito? Non ha una tuta. Tipo tunica, una cosa lunga, bianca. Bianca. E c'ha qualche cosa attaccata al collo, qualche segno. Sì, che segno è? Non è un segno, è un tipo stemma, è un riconoscimento. È un. E che forma ha? È come una V, doppia V rovesciata, intrecciata. Doppia V rovesciata, intrecciata. Quando vengono. In doppia. Sì. Quando vengono questi. Anche questi non li devi più far venire. Li devi spaventare anche questi. Non deve più venire nessuno, né loro, né i militari, nessuno, né la cavalletta, né quell'altra cosa che sembra un serpente in piedi.
Te lo ricordi? Come è fatto il serpente in piedi? Quello non è proprio un serpente in piedi, quello è un... cos'era, nonno? Una mantide. Bene, non devono più venire nessuno di questi. Lo sai, vero, che li puoi mandare tutti ora. E ora puoi ricordare anche tutte le altre volte che sono venuti. Vedi, basta volerlo nella tua testa e le ricordi tutte, una per una, tutte di questo contenitore, tutte le volte che sono venute a prendere il tuo corpo, una per una, da quando eri più piccola a oggi. Le vedi in rapida sequenza tutte, ti ci vuole un secondo. E ora le ricorderai tutte, così non ti fai più fregare. Quanti altri contenitori devi avere? Nel futuro. Li vedi? Oh, ne sono pochi. Bene. Li vedi? L'hai contati? E tu cosa succede dopo l'ottavo? Non ce n'è più? Sono altri, ma sono i miei. Cosa succede dopo l'ottavo? Non c'è più niente. Non c'è più niente. E dove vai a finire? Nulla. Cosa ci vai a fare lì? Dove lo ricordi che cosa ci vai a fare lì? L'ottavo contenitore. Sì? Cos'è che fa finire tutto? Una guerra. Tra chi? I mondi. Si può cambiare però il nostro futuro agendo sul presente di ora. Bene. Bene, ora puoi migliorare anche lo stato della tua gamba, della gamba del tuo contenitore. È vero? La puoi far stare molto meglio. Così tanto loro non tornano più e finalmente te potrai stare meglio. La tua gamba sta già meglio ora, vero? Bene, basta la tua volontà a farla stare meglio. Vero? Bene. Ora io conterò fino a 10 e quando avrò contato fino a 10, il tuo corpo, la tua mente, la tua anima, il tuo spirito, tutti insieme, non lasceranno più nessuno spazio vuoto a un eventuale alieno che voglia entrare a romperti le scatole. Nessuno potrà più entrare dentro di te. Tu te ne accorgerai subito e lo butterai fuori, chiunque esso sia. Comincerai a vibrare e la vibrazione spazzerà via chiunque voglia entrare nel tuo contenitore. Io conterò fino a 10 e poi il tuo corpo, la tua mente, la tua anima e il tuo spirito saranno uniti perfettamente insieme. E mentre io conto, tu ti ricorderai tutto. Comincio a contare 1, 10. Puoi riaprire gli occhi.